L'interesse nazionale è un'associazione culturale. Occorre insistere sull'elemento cultura, o su come lo chiamava Gramsci, il valore della cultura, il fatto culturale. Siamo a distanza di sicurezza da tutti i partiti politici e non è nostro interesse avvicinarci ai partiti politici. Siamo consapevoli che oggi più che mai occorra muovere dalla cultura e che solo sul fondamento di una rivoluzione culturale si possano porre in essere le condizioni per una trasformazione reale. È nella cultura che gli uomini acquistano coscienza delle proprie condizioni obiettive ed è nella cultura che acquistano coscienza ancora dei propri scopi, dei propri fini, delle proprie situazioni oggettive e delle necessità di eventuali trasformazioni. Occorre dunque più che mai ripartire dalla cultura di modo che da essa possano porsi in essere le condizioni per una trasformazione. Non può esservi una rivoluzione se non a partire da una rivoluzione culturale. Senza teoria rivoluzionaria non esistono movimenti rivoluzionari e occorre partire dalla cultura per creare sempre più un'egemonia culturale. La cultura non è solo la pensata del singolo individuo originale e geniale. La cultura è semmai un processo sociale con cui le idee si estendono, si fanno egemoniche, diventano sociali e possono in questa maniera incidere concretamente sulle condizioni obiettive della vita quotidiana.